Ci siamo posti un problema ed è la prima domanda. Il presente sembra offrire tutte le risposte possibili proprio grazie alla razionalità, alla rete, alle nuove tecnologie, alla scienza. Diciamo, è il mondo della razionalità che è presentissimo nei nostri giorni. Però gli esseri umani continuano a interrogarsi sull'idea di Dio. Lei è un noto teologo, ha trovato una domanda a questa risposta, cioè perché gli uomini contemporanei continuano a interrogarsi su Dio pur avendo delle risposte quotidiane, immediate e facili da ascoltare? Beh, buonasera a tutti anzitutto. Alla domanda che mi è stata posta io rispondo anzitutto ricordando alcune parole di un padre del pensiero laico del nostro paese, che tutti voi conoscete, si chiamava Norberto Bobbio, il quale morì a Torino il 9 gennaio del 2004, chiedendo alla stampa di Torino di pubblicare l'indomani una lettera che aveva consegnato al giornale, con le sue ultime volontà. Questa lettera, oltre alla così al discorso dei funerali, per esempio non voleva funerali religiosi, e sulla lapide solo il suo nome e i nomi dei suoi genitori e nulla più. Bene, al centro di questa lettera ci sono le seguenti parole. Non mi considero né ateo né agnostico. Come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero che le varie religioni interpretano in vari modi e che la ragione non riuscirà mai a penetrare fino in fondo. Bene, perché mi sono venute in mente queste parole di Bobbio? Ma perché ho sentito il presidente Abete e anche lei, dottor Conte, parlare di razionalità. Ieri abbiamo sentito la razionalità, l'altro ieri, e adesso invece qualcosa che tanto razionale non è, sembrerebbe così. Ora invece le parole di uno dei padri del pensiero laico, che si definiva tutta la vita, tra l'altro, non credente, e poi alla fine consegna una lettera, alla fine dice non mi considero né ateo né agnostico. Allora voi avete un personaggio abituato al pensiero, che ha passato, abituato è una parola che non va bene, un professionista del pensiero, che appunto definisce se stesso non credente, poi però non ateo, poi però non, neanche agnostico. Allora che cosa? Mancano i termini, manca la possibilità di qualificare l'atteggiamento di Bobbio rispetto all'eterno. E però si dice, la parola decisiva che io voglio sottolineare per rispondere è mistero. Perché Dio? Perché gli esseri umani sentono, alcuni esseri umani hanno sentito da sempre che la ragione, intesa come intelletto conoscitivo, come intelletto, qui è la distinzione kantiana molto importante tra intelletto e ragione, cioè l'intelletto è ciò che produce la scienza. La scienza viene dall'intelletto ed è una cosa bellissima la scienza, non lo dico per niente in polemica. Invece dalla ragione arriva la filosofia, che si chiede il perché. L'intelletto produce conoscenze, la ragione produce significati. Noi siamo in un momento nel quale abbiamo tantissime conoscenze della vita, per esempio, della nostra vita. Sappiamo perfettamente che cos'è. Abbiamo codificato l'acido deossido ribonucleico. Ecco, il genoma, sappiamo che non è che pensavamo di avere 100.000 geni, sbagliato, ne abbiamo tra 20.000 e 30.000, comunque li sappiamo, li abbiamo codificati. Quindi la vita, abbiamo conoscenza della vita, non abbiamo idea del significato della vita. Andate in giro, dico per Roma, ma dico per Milano, dico dove nel mondo, chiedete qual è il senso della vita. Andate. Un tempo si sapeva, si rispondeva, uno diceva sono nato per conoscere, lodare, servire il Signore. Era una risposta. Io non sto dicendo che bisogna tornare a ripetere quelle parole, ma la gente sapeva perché era al mondo, pur non conoscendo il codice genetico, eccetera. Noi conosciamo, abbiamo tante conoscenze, non abbiamo significato. Ecco, l'idea di Dio negli esseri umani
di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Siamo in un tempio, anche se adesso non lo è più, o forse lo è ancora, dedicato a un'altra divinità. È l'idea di Dio, il sentimento di Dio, il sentimento prima ancora che l'idea, è nato dal sentirsi, come diceva Bobbio, immerso nel mistero. Da dove viene il mistero? Secondo me viene dall'amore, sapete? Dall'amore, dal bene. Togliete l'amore e il bene e il mondo vi diventa razionale. Togliete l'amore e il bene, il desiderio di amore e di bene che abita nelle vostre anime, toglietelo di mezzo. Ragionate solamente su dare e avere, su profitto, su vittoria, su gene egoista, su struggle for life, sulla vittoria del più adatto, su Wille zur Macht, no? Darwin, Nietzsche e così via. Ecco, ragionate e il mondo è razionale. Introducete il bene, come avrebbe detto Kant, no? Di cui lo continuo a citare, uno perché sto scrivendo un libro su di lui, secondo perché è il terzo centenario della sua nascita e terzo perché lo amo. Ecco. Cominciate a pensare alla maniera kantiana di guardare gli esseri umani, di pensarli non semplicemente come strumenti ma come fini, alla luce dell'imperativo. Insomma, pensate così e poi vedete che allora le cose non tornano. Le cose non tornano e il mondo comincia a diventare, sì, misterioso. C'è qualcosa che poi su questo mistero, superstizione, devozionalismi, traffici, instrumentum regni, indulgenze vendute, concordati col nazismo e col fascismo, troni, altari, eccetera, ma statuette che piangono, madonne che appaiono, va bene, ok. Ma ditemi qualche cosa di importante, di veramente decisivo, su cui non sono state costruite, come dire, cose non proprio adeguate. A partire dall'amore, per esempio. Ecco, quindi per questo, fino a quando noi saremo sapiens, non è detto che continueremo ad esserlo, non è assolutamente detto, ma fino a quando noi saremo sapiens, cercheremo sapienzia, che in greco si dice sofia. Ed è esattamente l'amore per la Sofia, filosofia che produce teologia. E lo dico perché chi ha inventato il termine teologia non è stato un padre della Chiesa, non è stato un papa, è stato Platone. Repubblica, secondo libro, è la prima occorrenza del termine teologia nella cultura occidentale. E Platone l'ha esattamente introdotto per dire sì, questo senso del mistero, ecco, che anche lui coltivava molto intensamente. Grazie professor Mancuso. Io avevo preparato una domanda che le farò immediatamente, però mentre guardavo qua mi sono chiesto, lei sta parlando in un tempio laico di un luogo che rappresenta la grande realtà della produzione a Roma, il mondo dell'industria, il mondo del fare, il mondo del realizzare. Secondo lei, quello che lei ha detto, che importanza può avere per il mondo della produzione, che appare in teoria molto distante, no, dalla teologia, in realtà poi riguarda tutti noi, che importanza può avere una riflessione del genere per chi produce? Guardi, lo devono dire gli imprenditori, io posso dare naturalmente, perché io non posso mettermi al loro posto. Quello che posso dire è che sempre più a me capita di andare nelle imprese, di parlare agli imprenditori. Settimana prossima parlerò nella più grande banca italiana, a Milano, a 300 e passa dirigenti e altre cose ancora che è inutile che sto a dire, che ogni tanto faccio. Quindi io non mi rivolgo agli imprenditori in quanto imprenditori, mi rivolgo agli imprenditori in quanto esseri pensanti, in quanto esseri umani. E io penso che quando una persona è unificata e sa perché vive e sa perché lavora, e anche come imprenditore è migliore. E quindi c'è questo bisogno di significato, come dicevo prima, c'è un bisogno.
Ma io in uno di questi convegni a cui mi è stato chiesto di partecipare ho appreso che una percentuale non irrisoria, 9-10% di persone si licenziano dal posto di lavoro in cui sono appunto assunti per andare a cercare un posto di lavoro in cui credono, pur guadagnando meno. Cioè ci sono persone che preferiscono guadagnare meno e lavorare però in un posto dove il loro bisogno di significato è... È quel senso di cui lei parlava prima, esattamente. Sì, è così, non siamo macchine, insomma, ancora. E quindi, senta professore, lei ha un bellissimo sito molto divulgativo e chiaro, ci sono in testa, su uno sfondo azzurro, due citazioni che colpiscono molto. Una frase del teologo Hans Kunk: non ho mai detto, scritto, annunciato nulla di diverso da quello che credo. E una seconda frase di Norberto Bobbio, così lei spiega, spesso citato da Carlo Maria Martini, che è personaggio fondamentale nella sua vita. E la frase è: la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e non pensa. Ecco, perché lei ha scelto questi due slogan? Insomma, se apro il suo sito, evidentemente hanno, a proposito della parola, molto significato. Guardi, anzitutto per l'affetto per le persone. Io ho avuto la fortuna di diventare amico di Hans Küng e devo dire che se ho iniziato questo mio mestiere, come chiamarla, professione, questa per la teologia, e perché a 17 anni mi capitò tra le mani nella biblioteca dell'oratorio di Carate Brianza, il paese dove io sono nato e cresciuto, pur non avendo, come del tutto logico, origini brianzole, come si capisce dal mio nome e dal mio cognome, dalla mia faccia. Ecco, però sono nato e cresciuto lì perché la mia famiglia emigrò dalla Sicilia per ovvi motivi, per cercare un futuro migliore. Bene, nella biblioteca di Carate Brianza, dell'oratorio di Carate Brianza, mi capitò tra le mani il libro Dio esiste? Punto di domanda, di Hans Küng. Cominciai a leggerlo e mi ricordo quei giorni non feci altro. Adesso forse un po' mitizzo perché in realtà qualcos'altro facevo, però me lo portavo a scuola. Lo leggevo sotto il banco, eccetera, eccetera, capendo che avrei voluto fare quella cosa lì. Ho trovato la mia via. E quindi Hans Küng, poi Martini e Bobbio. Io ho sempre coltivato una grande venerazione, diciamo, sia per la filosofia sia per la teologia. Mi ritengo sia teologo sia filosofo, entrambi. Il mio dottorato in teologia era su Hegel. Quindi ho detto appena che amo Kant, ho citato Platone, quindi insomma, e quindi Bobbio e la filosofia insomma, sono sempre stati importanti. Martini, lei l'ha già detto, è stato per me un padre, lo è ancora, è così. E poi questo prima risposta, per chi dice quelle due frasi. Seconda questione, per cosa dicono naturalmente. E cosa dicono queste due frasi? Ma dicono sostanzialmente che la sincerità è il fondamento della vita spirituale. Non sempre la sincerità è stato il fondamento della vita spirituale. A fondamento della vita spirituale, per tanto tempo, ci sono state altre cose, non la sincerità. La tradizione, l'obbedienza e altre cose ancora. Siamo in un'epoca nella quale la tradizione, l'obbedienza e le altre cose che erano a fondamento si sono sciolte, per non dire disgregate. E quindi a quel mistero a cui facevo appello noi ci possiamo, stavo dicendo giungere, ma mi sono fermato perché nessuno giunge al mistero, ci possiamo in qualche modo collegare, lo possiamo in qualche modo servire dentro di noi, possiamo... Sì, preparare la nostra mente, il nostro cuore come una specie di altare, ecco, solamente tramite la sincerità. Sapete la parola sincerità da dove viene? Viene dal latino, sine cera. Perché i latini, sì, quegli stessi che hanno costruito questo tempio, il tempio di Vibia, Sabina e Adriano, dove siamo, quegli stessi facevano le statue e certe statue... non venivano levigate bene, insomma bisognava lavorarci troppo con lo scalpello e allora per levigarle risparmiando tempo mettevano la cera.
E allora la statua era sì, ma non era sincera, perché c'era la cera. E invece devi trovare una statua vera, sine cera, sincera, ecco, senza artefatti, senza cose appiccicate, capite? Ecco, vuol dire genuino, vuol dire questa cosa, da lì viene il termine sincero. E io penso che la vita spirituale o è questo o non è, lo si capisce a partire da un'altra etimologia, spirito, spirituale. Cosa vuol dire spirito? Perché diciamo spirituale la vita? Perché spirito, in latino spiritus, in greco pneuma, in ebraico ruach, in sanscrito atman, in tutte queste quattro lingue significa vento. Prima ancora che significare spirito, aria che si muove, e mica si sono messi d'accordo i latini, i greci, gli ebrei e gli indù, naturalmente, per coniare. È stata la mente umana, quasi una specie di sovramente, di ragione, di somma ragione, di ragione cosmica, che ha fatto intuire a queste grandi civiltà, che poi sono le nostre civiltà madre, anche il sanscrito, indoeuropea, insomma, pensate che in tedesco Atman vuol dire respirare, noi stesso parliamo di atmosfera, la sfera dove possiamo respirare, dove c'è l'aria, appunto. Beh, hanno sentito che per parlare della loro libertà, perché lo spirito è la libertà, avrebbero dovuto fare riferimento all'elemento più libero per definizione che la natura offre ai nostri sensi, che è il vento. E allora hanno preso spiritus maschile, pneuma, neutro, ruach femminile, Atman non lo so che genere è, e hanno parlato dello spirito, della spiritualità. Quindi la spiritualità dice libertà, dice gestione della tua libertà. E a chi la consegni? A chi la consegnate la libertà? Questo vuol dire porsi il problema della... Perché vedete, e chiudo la risposta... Il mistero di cui parlavo, sapete come si può definire? Attraverso una semplice, si fa per dire semplice, ma penso che sì, sia semplice, equazione. Essere meno mondo uguale X. Se qualcuno di voi in questa sala crede in Dio, in un Dio, fa sua questa equazione. Se qualcuno viceversa in questa sala non crede in Dio, risponderà in altri termini, essere meno mondo uguale zero. Questa è la differenza tra chi crede in Dio e chi non crede in Dio. Questa è la differenza tra chi coltiva la spiritualità nel senso religioso del termine e chi no. Perché i credenti sentono che la natura, la materia, che pure sono importanti, importantissime, io ho scritto il libro sull'anima a partire proprio dalla... beatificando la materia, materia mater, quindi io non sono per niente, come si dice, un pensatore spiritualista, no. Però appunto la materia non contiene tutto, la materia è mater, lavora, e da questo lavoro della materia si produce un livello più alto della mente e del cuore, che si può chiamare spirito, che si può chiamare anima, si può chiamare come volete voi, ma che comunque non si spiega semplicemente attraverso la logica materiale, biologica. Ecco, questo vuol dire credere in Dio. E questa cosa, e questa equazione si può rifare anche a livello antropologico, cioè su ciascuno di noi. Io meno mondo uguale X, oppure io meno mondo uguale zero. Chi di voi non crede nell'anima immortale, non crede nella vita eterna, dice io meno mondo uguale zero. Quando il mio corpo non ci sarà più, e non ci sarà più il mio corpo, questo lo so, anche io non ci sarò più. Io meno mondo, il mondo che si concretizza dentro di me, nelle mie ossa, nelle mie pelle, insomma, nel mio corpo, questa cosa verrà tolta, io meno mondo uguale zero. Oppure no, io meno mondo uguale X. E difatti Kant diceva, nella critica della ragion pura, io crederò fino alla fine, in Dio e nell'immortalità dell'anima, perché alla fine su questo, tutto questo, su questo si gioca. Il problema sa qual è? Che oggi ci sono dei teologi e degli uomini di chiesa che credono in Dio e non credono nell'anima. Questo è un grande credo che questo sia un problema che viene avvertito moltissimo dalle persone alle quali
per esempio si riferisce alla Chiesa Cattolica, ma questa è una mia opinione, comunque è una bellissima risposta, grazie infinite professore. E lei, volevo chiedere, lei oggi, come abbiamo ho ricordato leggendo la sua biografia, insegna al Master di Meditazione e Neuroscienze a Udine. Ora, perché un teologo fa questa scelta? Ma guardi, nella mia è una cosa molto... non è così importante, nel senso che io vado una volta, due volte l'anno, andrò settimana prossima a Udine tutto il giorno, mattina e pomeriggio, tenere, sì, tutto il giorno la lezione, ma non è niente di significativo. E poi loro praticamente sono contenti di avermi, perché qualcuno mi conosce, e allora mi dicono vieni e parla di quello che vuoi, insomma. Io quindi farò sì, farò tutta la giornata a parlare di Kant, quindi così. Quindi con le neuroscienze non... No, poi faccio dibattiti naturalmente con loro sono neuroscienziati e siccome sono neuroscienziati non integralisti, intelligenti, umanisti, oltre che neuroscienziati, allora capiscono che per capire questa meraviglia di un chilo e 300, 200, 300 grammi che sia, questo specie di melone umidiccio fatto di... Prima dicevano 100 miliardi di neuroni, adesso li hanno abbassati, siamo arrivati a 88 miliardi di neuroni. Comunque sono sempre tantissimi, no? E tutti concentrati qui dentro. La cosa più incredibile che l'universo conosciuto abbia prodotto sta qua. Sta qua. E se pensiamo alle sinapsi, se pensiamo ai collegamenti tra di loro, no? Tra chimiche e fisiche di ciascuna cellula, di ciascun neurone con le altre, dicono che per contare tutte le sinapsi che in ogni istante noi facciamo, in ogni istante, no? ci vogliono milioni e milioni di anni. Cioè abbiamo una cosa incredibile, incredibile qua dentro, se solo la usassimo a dovere. Sono curioso di sapere dal professor, dal presidente Abete, che sta pensando in questo momento ascoltando il professor Mancuso. Che è una scoperta costante, continua, chiaramente porsi degli interrogativi, porsi dei problemi, cercare di capire il senso della vita è l'elemento fondamentale per ognuno di noi, penso. E quindi come tale la dimensione del senso della vita è primaria. Hai fatto prima una domanda al professor Mancuso sugli imprenditori. Io domani farò un convegno dell'imprenditoria cristiana, ovviamente al centro dell'impresa c'è la persona umana, la persona sta dappertutto, qualunque tipo di attività faccia, ogni tipo di impresa dipende dalla persona e da come la persona concepisce la vita, e quindi da questo punto di vista il primato della spiritualità esiste anche all'interno del mondo dell'impresa. Presidente, grazie mille, e mi pare importante, il Presidente Abete, Dio, per quanto possa interessare questo uditorio, condividiamo un'esperienza giovanile perché abbiamo entrambi studiato dai padri gesuiti del Massimo, quindi questa cosa, diciamo, in qualche modo ci unisce molto tra noi e dà anche una spiegazione al perché stiamo insieme su questo palco. Professor Mancuso, le vorrei fare una domanda personale che è ricavata dalla biografia e che appare sul suo sito. Lei venne ordinato sacerdote a 23 anni, ma dopo un anno chiese e ottenne di lasciare il sacerdozio proseguendo i suoi studi in teologia. Lei ha parlato appunto del suo master. Oggi è marito e abbiamo il grande piacere di avere sua moglie qui in sala, e padre di Stefano e Caterina, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999. Che cosa unisce questi due percorsi? Lo sa una cosa strana, anzitutto, che oggi è proprio l'anniversario della mia ordinazione. 7 giugno 1986 nel Duomo di Milano, per le mani del cardinale Carlo Maria Martini, sì, steso lì come insieme agli altri miei compagni. Sì, dopo un anno, io avevo 23 anni e mezzo, l'età canonica, dovette arrivare la dispensa da Roma per procedere all'ordinazione, perché era più di un anno di distanza. Mi spiegarono se fosse stato solo un anno poteva darla al vescovo, avrebbe potuto darla al vescovo, invece no, doveva arrivare dalla curia romana.
quindi molto precoce, diciamo, molto particolarmente precoce. Andò così. E quel libro di Kung, che continuavo a leggerlo, dice, capì sta cosa, ne parlai il prete dell'oratorio disse, ma perché non vai a fare dei colloqui in seminario? Perché forse è un segno di vocazione. Io andai e fu bellissimo, ho stato 5 anni in seminario, bellissimi. Poi, come dice Leopardi, all'apparir del vero tu misera cadesti. Dopo un anno volevano subito mandarmi qui a Roma a studiare e continuare gli studi, perché riuscivo negli studi, sì, chiaro. Però fui io a dire no, per un anno o due mi fermo, voglio così. E per fortuna mi fermai, perché capii che la teologia era la mia strada, il sacerdozio no. E vabbè, e quindi con molta franchezza e con molta paura andai dal cardinale dicendo non ce la faccio. Cioè andai dal rettore, naturalmente non è che io andai dal rettore, poi il rettore mi mandò dal cardinale e va bene. E quindi, il quale mi disse continua a studiare. Ferma per 2 anni il tuo sacerdozio, però continui a studiare, e in questi 2 anni di limbo, diciamo così, dove sei prete ma non lo fai, vediamo che cosa succede. Io esattamente questo feci, ottenni il secondo grado accademico, e vabbè, poi alla fine confermai che la mia strada era quella dello studio, ma non del sacerdozio, non della vita celibataria, per dirla in maniera molto chiara, no? Capii, certo, che non potevo vivere da celibe, continuando a rimanere integro, umanamente integro, ecco, senza... Detto questo, detto tutto. Poi lei mi chiede, che ma non lo so qual è la linea di continuità, sono io alla fine, tra l'essere marito e padre e il sacerdozio, è sempre una forma di consacrazione, di liturgia, ma della mia famiglia adesso non è il caso di parlare. Quello che posso dire invece sempre sull'altro tema, sacerdozio, posso dirvi che una volta davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, un prete meraviglioso, che adesso non c'è più, che si chiamava Giovanni Barbareschi, una persona straordinaria, medaglia d'oro della Resistenza, salvò degli ebrei, venne picchiato dai nazisti e tante altre cose fece, stimatissimo, integerrimo, va bene, Monsignor Barbareschi mi disse, guarda che tu stai onorando il tuo sacerdozio almeno come i tuoi compagni, non ti preoccupare. E io ricordo che piansi. Bene. Siccome siamo a 7 giugno mi ho risposto così, non so, non voglio fare il melodramma, ma è quella che mi è la risposta che mi è venuta. Mi sono permesso di fare questa domanda perché c'erano questi elementi di biografia pubblici, però mi sembra una risposta di una onestà intellettuale rara, anche perché poi svela inevitabilmente quel margine di dubbio che ognuno di noi ha dentro rispetto a una risposta che uno dovrebbe dare netta. Invece questo è molto molto bello. Il titolo di questi incontri è Idee per il futuro, lo sguardo sul futuro, e parliamo di futuro, e le chiese cattoliche sono drammaticamente vuote di giovani. E il messaggio della Chiesa Cattolica, così come l'abbiamo conosciuto, io l'ho conosciuto, appartengo alla generazione dell'immediato dopoguerra, sono nato nel 54 e era ancora molto chiaro, trasparente, adesso sembra proprio non arrivare. Allora le faccio una domanda, dobbiamo prepararci al tramonto della pratica della fede, almeno nel mondo cattolico, così come l'abbiamo vista, diciamo, fino alla fine del Novecento, del secolo scorso, oppure possiamo pensare che stia accadendo qualcosa di diverso? Guardi, io quando si tratta di parlare del futuro ho sempre un po' di perplessità, non lo so, però quello che posso dirle è che io vedo una duplice tendenza antinomica, cioè vedo da un lato un desiderio di cambiamento, per esempio sul sacerdozio, molti dicono di togliere l'obbligo celibatario, di fare in modo che, ecco, per esempio il diaconato femminile, per esempio io sono anche per il sacerdozio femminile, non solo per il diaconato femminile, insomma la morale sessuale,
che non tocca a me, cioè non tocca, l'ho anche pubblicato, scritto, ma insomma è insostenibile la morale sessuale cattolica. Ci sono delle inchieste che dicono che tra le donne cattoliche praticanti, sono le donne cattoliche praticanti, non dico le donne cattoliche non praticanti, ma le donne cattoliche praticanti che vanno a messa tutte le domeniche, beh, la percentuale che rispetta la morale sessuale della Chiesa così è irrisoria. E questo dovrebbe fare... Ma irrisoria vuol dire 2%, cosa del genere, cioè vuol dire che non... Ecco. Sono tutta una serie di cose che, quindi da un lato una spinta ad andare avanti l'innovazione, dall'altro una spinta a tornare indietro. E nella Chiesa Cattolica c'è l'Europa del Nord, diciamo, che vuole andare avanti e aprirsi a tutte queste cose a cui ho accennato, e un'altra parte, l'Europa dell'Est, tutta l'Africa, buona parte dell'America Latina si divide, così via, che invece dice no, dobbiamo tornare indietro, siamo andati troppo avanti. E il dramma è che ciò che affascina di più le giovani generazioni credenti è esattamente il tradizionalismo. Questo è di un interesse straordinario. Secondo lei il punto qual è? Secondo me il punto è che il nostro mondo ha un bisogno enorme di spiritualità e la religione non è più in grado di intercettare questo bisogno di spiritualità. Per cui ci troviamo al cospetto di un bisogno di guida, di un bisogno di disciplina, di un bisogno di orientamento, di un bisogno di senso, di significato, così via, e nessuno è in grado di darlo. La religione non è più in grado di darlo. E la religione corre il rischio di essere, o di correre dietro ai problemi che vengono sollevati altrove, e di trasformarsi in una specie di organizzazione non governativa, o di rimpiangere un mondo che non c'è più, quel mondo di quando eravamo ragazzi, di quando erano ragazzi i nostri genitori, di quando c'erano le processioni, di quando i preti erano tutti vestiti da prete, di quel mondo lì che però non c'è più. E di ricostruirselo, se lo ricostruiscono, facendo però della religione, il cui nome, sapete religione, le etimologie sono sempre importanti, religione, e significa legame. Legame organico, religio, re è il prefisso che rafforza, e LG rimanda alla radice che ho detto prima, che ho evocato prima, legare, legame, collegare, quindi religio è ciò che collega la libertà delle persone, il cuore, l'entusiasmo delle persone, sono collegate insieme. Quando Romolo fondò questa città, dopo di lui arrivò Numa Pompilio, e Numa Pompilio, secondo re di Roma, capì che senza una religio Roma non sarebbe stata una civitas, una societas, intesa come insieme di soci, società insieme di soci. Devi avere qualcosa che ti lega. Le aziende sono una società per azioni, società a responsabilità limitata, società, hanno un interesse che le lega, un interesse di tipo economico naturalmente, ma sono legati da questa cosa, un interesse. Le società civili sono tali se hanno qualcosa che, appunto, che va al di là dell'interesse privato, del particolare, diceva Francesco Guicciardini, di qualcosa che li unisce. E questa cosa si chiama religio. Perché noi vediamo che il famoso tessuto sociale si va lacerando? Perché non siamo più uniti? Sì, perché Dio è morto. Come diceva Nietzsche e prima ancora Hegel e così via. Perché la religione non c'è più. Un tempo si camminava per la città di Roma e si diceva ti prego nel nome di Dio. E qualcosa succedeva, qualcuno agiva nel nome di Dio. Andate adesso a chiedere a uno che passa di strada ti prego nel nome di Dio e vedete qual è la risposta che ricevete. Nel nome di chi? E questo è. E allora uno deve. Come mai le cose sono così? Beh, tanti motivi. Il nome di Dio è stato abusato. Nel nome di Dio si sono bruciate vive le persone. Nel nome di Dio, se poca distanza da qui, non lo so, Santa Maria sopra Minerva, se è qua o là o qua, anche perché non sono di Roma, quindi non so. Ma insomma, qui vicino, di là.
qui vicino, è stato costretto il 22 giugno 1633 l'anziano scienziato che si chiamava Galileo Galilei ad abiurare, se no avrebbe fatto la fine, che dov'è Campo dei Fiori? Di là? Se no avrebbe fatto la fine di lui. Il 17 febbraio, bruciato vivo il 17 febbraio 1600, la religione si è usata così, index librorum prohibitorum e così via. E noi che eravamo, noi italiani, la patria della cultura, della scienza, della filosofia, venivano qui a studiare, e noi adesso siamo quello che siamo. Ma perché questo? Certo, quindi anche per questo motivo, quindi si è abusato del nome di Dio. Eccetera, e se queste cose si pagano, non c'è il karma, magari non esiste dopo la morte, ma di sicuro esiste nella vita. Di sicuro esiste nella vita, tutto alla fine porta il conto, e stiamo pagando un certo tipo di conto di abuso del nome di Dio, con la forza, con la, invece di suscitare libertà, la sincerità è il fondamento della vita spirituale, non la forza. Senta, professore, lei ha parlato di forza e quindi automaticamente le faccio, miracolosamente è andata bene perché la domanda che avevo preparato è perfettamente conseguenziale a quello che poi lei ha elencato poco fa. I diversi credi religiosi continuano a essere al centro dei grandi conflitti che attraversano e dilaniano tante parti del pianeta, basta guardare al vicinissimo Oriente e anche quello che per esempio divide le chiese ortodosse nel conflitto tra l'Ucraina e la Russia. Ma perché si ha sempre bisogno di Dio nel nostro secolo, anche per combattere? C'è sempre di mezzo questo equivoco, si combatte, c'è il nome di Dio e c'è la guerra, magari anche prenucleare, ma c'è sempre Dio. È vero? È vero, sia Putin usa spesso parlare di Dio e riferirsi a, per non parlare del patriarca Kirill, sia la Chiesa ucraina e dall'altro lato ovviamente l'ebraismo ortodosso e Hamas va da sé. È vero, del resto è sempre stato così. È sempre stato così. Dio è sempre stato usato da tutte le religioni, da tutte le società per tutte le cose importanti, va bene? Per tutte le cose importanti. Quindi compresa la guerra, perché la guerra è una cosa importante, sbagliata per alcuni. Quando ti difendi non è sbagliata, è sbagliata quello che ti attacca. Se tu sei secondo me non è sbagliato, cosa fai? Quello ti difende, ti attacca e tu cosa fai? Ti difendi, secondo me non è sbagliata la guerra di difesa. E però sì, Dio è sempre stato, la religione è sempre stata usata, ma perché la religione è quella cosa che collega, è quella cosa, è quel legame. E quindi più hai tu la possibilità di parlare alla libertà degli esseri umani, e più gli esseri umani li controlli, li infervori, li rendi più disposti a rischiare, a combattere. Ma questo vale nel bene e nel male. Io ogni tanto rileggo, non tutte, perché alcune, ma quelle che mi sono segnato con i post-it gialli, mi sono segnato alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Bene, se voi leggete quelle lettere, voi vedete che i tre famosi concetti che vengono usati dall'attuale Presidente del Consiglio, Dio, patria e famiglia, sono estremamente presenti nelle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Cioè i partigiani morivano, morivano, combattevano, poi venivano catturati. E prima di essere fucilati avevano la possibilità di scrivere, davano, no? A loro veniva data la possibilità di scrivere a casa. E se voi leggete quelle lettere vedete che sono piene di Dio, di patria e di famiglia. Dio è presentissimo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che noi abbiamo bisogno di significato, come dicevo prima.
E quando troviamo qualcosa che riempie la nostra vita di significato, a questo qualcosa che riempie la vita di significato noi diamo il nome Dio. Dimenticate per il momento il termine Dio in senso teologico e in senso filosofico, pensate al senso psicologico del termine Dio. Perché è stato inventato il termine Dio? È chiaro che è stato inventato dagli esseri umani il termine Dio, il concetto di Dio, da tutti gli uomini, di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Perché? Ma esattamente per descrivere quella totale disposizione dell'intelletto, del sentimento, della ragione, insomma di tutte le qualità di un essere umano, ecco, quella totale disposizione di dedizione. Quando tu sei di fronte a qualcosa che rapisce completamente la tua integrità umana, quando sei disposto a fare qualunque cosa per questa dimensione, tu sei al cospetto di un Dio. Il termine Dio, prima ancora che significare, è un termine, lo dice Isaac Newton alla fine della sua opera, gli elementi matematici di filosofia naturale, la seconda edizione, 1687, nello scoglio finale, dice Deus est vox relativa, Dio è un termine relativo, che significa signore, e se il termine Dio è stato inventato dalla mente per esprimere la signoria. Quando voi andate allo stadio e vedete gli ultras che dicono lì, quelli esprimono la loro fede assoluta nella loro squadra, e quello è un Dio, non è un Dio, lo stendardo che hanno gli ultras e le cose, quello è qualcosa di divino, è una divinità. E farebbero qualunque cosa per salvare lo stendardo del loro gruppo e così via, qualunque cosa, rischiano la vita. Perché? Perché è il Dio. Allora, il termine Dio, prima ancora che significare qualcosa di teologicamente definito, di filosoficamente, dice la disposizione totale di un essere umano a, sì, sacrificarsi, mi piace il termine, non vi piace, dedicarsi, spingersi, votarsi, insomma questa cosa, quando hai una totale disponibilità a fare qualcosa, allora quando di fronte a questa cosa che totalizza la tua libertà, tu dici è un Dio. Poi se non ti piace il termine Dio puoi usare anche un'altra cosa, ma se il termine Dio è stato utilizzato per dire quella cosa, quando la libertà umana viene rapita completamente e indirizzata su un punto. Ed è chiaro che chi vuol mandare gli uomini a combattere evoca Dio, è ovvio, no? Grazie professore. Senta, lei mi capirà, io faccio il giornalista militante, non faccio il commentatore come lei, e quindi le devo fare una domanda di attualità. Lei ha contestato molto duramente, nel merito con un'estrema nettezza e chiarezza, certe recenti dichiarazioni di Papa Francesco in materia di omosessualità, che non sto qui a sintetizzare di nuovo perché la rete ne è stata invasa, e anche di possibile ingresso di omosessuali nei seminari. Perché il Papa ha sbagliato, secondo lei? Il Papa ha sbagliato per due motivi, un motivo formale e un motivo di contenuto. Il motivo formale attiene al linguaggio che ha usato, che è un linguaggio di disprezzo, e non si devono usare parole offensive, tanto più se uno di mestiere fa il Papa. Di mestiere mi piace, di mestiere. E in secondo luogo ha sbagliato il contenuto. Ha sbagliato il contenuto perché la Chiesa ha sempre avuto porte aperte nei seminari per le persone di orientamento omosessuale. Nella misura in cui naturalmente queste persone, così come gli eterosessuali, si impegnano a vivere castamente secondo le promesse di celibato e castità e così via. Se non fosse così noi non avremmo avuto eccellenti sacerdoti, secondo me anche qualche papa, anche qualche recente, e anche qualche santo. Quindi il problema veramente è semplicemente quello di riconoscere la libertà delle persone, fare appello alla libertà.
chi è che sceglie di essere eterosessuale o omosessuale? C'è qualcuno che sceglie? È evidente che lì non si sceglie. Kant, quando parla dell'antropologia, la distingue, dice che esiste e si può fare l'antropologia dal punto di vista fisiologico e l'antropologia dal punto di vista pragmatico. E infatti lui scrive l'antropologia dal punto di vista pragmatico. Intende dire che l'antropologia dal punto di vista fisiologico è lo studio dell'essere umano dal punto di vista di ciò che la natura fa di lui o di lei. La natura. Il fatto che hai un certo tipo di corpo, con un certo numero di denti, e il cervello che è fatto in una maniera, e che appartiene a un certo tipo di etnia e non un altro, hai forse scelto. No, è la natura che è fatta così. Questa è antropologia dal punto di vista fisiologico. Poi esiste un'antropologia dal punto di vista pragmatico, e questo invece è quando tu agisci su te stesso dal punto di vista libero, dal punto di vista della libertà. Possiamo noi agire liberamente, fare delle scelte, prendere delle decisioni, attivare alcune cose, disattivare altre cose? Lo possiamo fare? Se rispondete di sì, voi credete all'esistenza della libertà. Se rispondete di no, no. Siccome il cristianesimo da sempre crede all'esistenza della libertà, no? È uno dei cardini, diciamo così, figurati i gesuiti, se c'è una cosa che i gesuiti da sempre sottolineano è proprio il libero arbitrio. Ecco. Ebbene, allora uno deve fare appello a questa dimensione e dire: va bene, tu hai da un punto di vista fisiologico una certa natura che non hai scelto. Però dal punto di vista della libertà puoi scegliere come comportarti rispetto ai tuoi istinti sessuali. Se vuoi fare il sacerdote, oggi nella Chiesa Cattolica devi, diciamo così, non esercitare genitalmente la tua sessualità. Sei pronto a fare questo? Non mi interessa se sei omosessuale o eterosessuale, mi interessa se la tua libertà è fortemente determinata a fare questo e a rimanere su questa cosa. Questo è... Ragionamento che non fa una grinza. Senta, professore, nel libro L'anima e il suo destino, lei dichiara di non accettare 4 dogmi della dottrina cattolica, e li elenco rapidamente: l'origine dell'anima come creata direttamente da Dio al momento del concepimento umano senza alcun concorso dei genitori, il peccato originale come stato di inimicizia con Dio nel quale ogni bambino, a causa del peccato di Adamo, così nasce, la risurrezione dei corpi di carne nel giorno di un giudizio universale e la loro sussistenza eterna, e la dannazione eterna dell'inferno come insuperabile stato in cui arderanno per sempre, irrimediabilmente separate da Dio, prima le anime, poi anche i corpi. Mi ha molto... Non credo all'origine, per riprendere i dogmi così come sono stati, così come lì, con molta chiarezza, io lo so, sono diventato eretico, però preferisco la sincerità, il fondamento della vita spirituale, preferisco dichiarare il mio pensiero senza ambiguità, senza sotterfugi, senza... Io queste cose non credo, e naturalmente le argomento. Io credo nell'anima, ma non credo che l'anima, così come dice la dottrina, così come la dottrina dichiara, venga infusa direttamente da Dio senza concorso dei genitori. No. Io credo che il concorso dei genitori in quella dimensione che chiamiamo anima, in quella X, che sta del mistero che sta dentro di noi, ci sia, è come. Non è riducibile a tutto, ci sono anche altri... Comunque l'influsso dei genitori c'è, questa è la prima. La seconda cosa, il peccato originale. Certo, io non credo al peccato originale, credo al peccato, credo, lo vedi, chi è che non crede ai peccati, la malvagità degli esseri umani esiste, come no, certo. Ma non credo al peccato originale, nel senso, perché il peccato, vedete, è legato alla libertà. Il fatto che la libertà agisce, comincia ad agire, e agisce invece che per il bene del mondo, invece che per l'armonia delle relazioni, agisce per il proprio interesse, tutte queste cose così, e quindi pecca. Ma non credo che un bambino che in questo momento nasce con l'anima morta alla vita spirituale, così come dice il trattato sul peccato originale del Concilio di Trento e come dottrina cattolica, per cui se non lo battezzi quel bambino
Se non lo battezzi quel bambino in paradiso non ci va. Se gli va bene va al limbo. Agostino li mandava anche all'inferno, nel senso di Sant'Agostino, se non sono battezzati. Proprio perché esiste il peccato originale. Perché la dottrina, quella vera, quella proprio, poi lasciamo stare quella dubbi, siccome è abbastanza forte, allora poi quando la senti viene un po' edulcorata, ma la dottrina, quella vera, dice che un bambino che nasce oggi nasce col peccato originale, quindi morto alla vita spirituale, peccatore. Questo è il peccato originale, peccato, no, non è il caos originale, io credo al caos originale, no, io non credo che un bambino o una bambina che nasce in questo momento abbia la vita e l'anima come tabula rasa, no, certo c'è un caos dentro, e se non lavora su se stesso, se non viene educato bene, può diventare chissà cosa può diventare, è logico che sia così, quindi c'è un caos che... Non è, però è un caos, non c'è un peccato, non c'è, se muore questo bambino, usiamo pure questo esempio terribile, ma insomma è l'esempio che nella scuola si usa, non finisce all'inferno o al limbo perché non può andare, perché da sempre nella grazia di Dio, non c'è questo, questa è la mia opinione, va bene, eretica, e va bene, me la tengo come eretica. Terza cosa riguarda quello che lei dice, la partecipazione alla vita divina. Io credo alla partecipazione alla vita divina, non credo però che la partecipazione alla vita divina dell'anima spirituale avvenga insieme al corpo. Io non credo al paradiso inteso come resurrezione della carne. Io credo che credo in Dio, credo che Dio sia puro spirito e che quindi non abbia un corpo. E del resto non è che lo credo solamente io, questa è dottrina cattolica, Agostino, Tommaso d'Aquino, tutti i grandi ripetono, Deus non est corpus, Dio non è un corpo materiale, è evidente. Quindi che cosa vuol dire? Che cosa sarà la vita eterna? Sarà la vita in Dio. E come si potrà vivere nella vita eterna? Ma si potrà vivere trascendendo la dimensione temporale, perché l'eterno non è una... continua estensione del tempo, no, il tempo viene consumato, è un po' come andare alla velocità della luce, ci fa intuire Einstein, va bene, se voi andate alla velocità della luce dicono che il tempo si ferma, e Dio va alla velocità della luce perché Dio è luce, Theos Phos Estin, dice il Nuovo Testamento, Dio è luce. E quindi è quella dimensione dell'eterno, appunto, dove non c'è più tempo. Partecipare a questa dimensione dopo la morte, mox post mortem, come dice la dottrina cattolica, è possibile? Secondo me, sì. Secondo Kant, scusate se continuo, sì, anche secondo Kant, poi, però non puoi partecipare con il corpo di carne, perché il corpo di carne è spaziale, necessariamente spaziale, e siccome lo spazio e il tempo sono la medesima dimensione, se elimini il tempo devi eliminare anche lo spazio se vuoi ragionare. Chiaro, no? Ecco. Senta, professore. E poi posso concludere sull'inferno, perché anche la quarta cosa dell'inferno, ecco, l'idea della dannazione eterna, scusate, l'idea cattolica dell'inferno, cioè io credo che l'inferno, in un certo senso, qualcuno se lo meriti. Come no? E che quella libertà che arriva, quell'anima che arriva, ecco, con tutta nera, abbia bisogno di essere punita e passata e trapassata in lavatrici di quanto genere, stiracchiate, insomma, tutte quelle cose lì per renderla di nuovo. È chiaro che sì. Ma quello che, infatti, io non è che abolisco l'inferno nella mia teologia privata, quello che abolisco è l'inferno eterno, cioè il fatto della dannazione, il fatto che per sempre... per sempre saranno lì. Perché vedete, l'inferno è, diceva un grande giurista che per questo perse la cattedra, si chiama Luigi Lombardi Vallauri, insegnava diritto all'Università Cattolica, ma poi come Severino lo mandarono via. Mi occupai di quel caso da cronista, me lo ricordo perfettamente. Lui dice che l'inferno cattolico è anticostituzionale. Perché per un reato temporale dà una pena eterna e c'è sproporzione tra reato commesso e ha ragione.
Quindi è quello il senso di, quella, di quei dogmi che dicono, ma sono dogmi, è come tale. Ecco, io penso che questa cosa dell'idea che la dottrina, una volta che è dichiarata, è irreformabile, è qualcosa di eterno e non si possa toccare, questo è sbagliato. Perché non c'è niente di temporale che è eterno. Che è, una volta che capisci che questa cosa non funziona, se è anche diventato dogma di fede, devi cambiarla. Se vuoi essere all'altezza dei tempi, per usare un'espressione che non mi piace tanto ma mi è venuta, insomma, ma se vuoi essere vero, sincero, ecco, usiamo la parola sincera, sincero. Senta professore, le vorrei fare un'ultima domanda tenendo insieme una bellissima esperienza che ieri abbiamo avuto, perché c'era Cristicchi che ha cantato insieme ad Amara, e Amara a un certo punto ha citato, a proposito di un'altra cantante che era Giuni Russo, che si era ispirata a una frase molto importante e bella di San Giovanni della Croce, quando parla e dice, gliela sintetizzo al giornalista, che la sofferenza di amore, lui naturalmente riferita alla figura di Cristo, si cura soltanto con la presenza e la figura. E le chiedo quanto può essere difficile nei nostri tempi confusi avere l'attenzione adatta per trovare questa presenza e questa figura per guarire il male d'amore che si ha nei confronti di questa assenza. Io penso sia molto importante coltivare la fede nell'amore. Lo dicevo prima, togliete l'amore e il mondo si spiega. E infatti molte persone giungono anche a togliere l'amore dal proprio credo per una serie di delusioni, tradimenti, fallimenti, sia del proprio amore personale, sia del proprio amore politico, perché l'amore non è solamente quello tra un uomo e un uomo, una donna, non è solamente, non c'è solo un amore personale, c'è anche un amore impersonale, amore per la patria, l'amore per il lavoro, l'amore per l'arte. E queste cose possono essere oggetto di fallimento. Possono, uno, per esempio, ha avuto un grande amore per la politica, perché credeva, e poi si è trovato disamorato e non crede più, e quindi toglie l'amore, toglie la dimensione dell'amore per la politica. Secondo me sbaglia, lo capisco umanamente, ma sbaglia. Tutte le volte che noi togliamo amore, sbagliamo. Perché noi siamo quello, ho scritto un libro dal titolo Il principio passione, e noi alla fine siamo spiegabili così, come questo desiderio di dare amore. Naturalmente però, siccome si va incontro ai fallimenti, sia a livello personale, sia a livello impersonale, occorre trovare una sorgente a cui alimentarsi. Vedi San Giovanni della Croce, vedi che... E quindi è molto importante che ciascuno di noi abbia un proprio rifugio, proprio parlo di un rifugio da cui attingere amore. E ciascuno dovrebbe chiedere a se stesso qual è quel rifugio personale a cui si connette per alimentare il proprio amore dentro di sé, per alimentare. Cosa ti nutre? Come lo alimenti? Così come la macchina ha bisogno di andare a fare benzina, no? Oppure le tavolette, adesso le colonnine elettriche, insomma, te devi collegare a qualcosa per avere energia. Ecco, a cosa colleghi la tua fonte di amore? A cosa la colleghi per alimentarla? Ecco, questa è una domanda importante a proposito di vita spirituale. E secondo me la dimensione contemplativa della vita dipende da come uno capisce quali sono le sorgenti del proprio amore. Sì. Cari amici e cari amiche, il professor Guido Mancuso, grazie per questo bellissimo dialogo. Grazie infinito.